Allora, Desdemona sposa Otello. Cosa che però non va bene a Rodrigo, che amava Desdemona. Ok? Rodrigo si lamenta con Iago, che nutre rancore nei confronti di Otello per delle promozioni militari. Ok? Iago cerca di organizzare una cospirazione contro Otello, sostenendo che Desdemona è infedele, cioè dice che è infedele a Cassio, dandogli la prova di un fazzoletto rubato. Otello, ingannato da questa cosa e manipolato, crede a tutte le sue bugie e finisce per impazzire di gelosia. Ordina l'omicidio del presunto amante. Quindi Otello ordina che il presunto amante venga ucciso e uccide anche la moglie. Quando si rende però conto del suo errore, si suicida e Iago finisce prigioniero. Ok? Un po'. Insomma, come al solito, tostine.